Buongiorno a tutti. Good morning. We're here today for part two of my series on the church. Siamo qui per la seconda parte della mia serie sulla Chiesa. Last time we looked at why we gather. L'altra volta abbiamo guardato perché ci riuniamo. And today it's about being gathered. E oggi si tratta invece di essere riuniti. Let me pray for us. Preghiamo. Lord, help us to worship you with undistracted hearts. Reveal to us the wonders of your word and through it equip us for our mission on earth. Amen. Signore, aiutaci ad adorarti con un cuore attento. Rivelaci le meraviglie della tua parola e attraverso di esse equipaggiaci per la nostra missione sulla terra. Amen. When warfare was more about hand-to-hand than remote technology, quando le guerre erano basate più sul corpo a corpo che sulla tecnologia a distanza, it was difficult to know in the middle of the chaos where your side was. Era difficile sapere in mezzo al caos dove si trovasse il proprio schieramento. So they used to put up a banner or a standard. E così si usava esporre uno stendardo, una bandiera, to signal this is where your people are. This is where we are gathering. Per segnalare qui è dove si trova la tua gente. Qui è dove ci stiamo radunando. It was also where the commander was, and from there his orders would come. Era anche il luogo in cui si trovava il comandante e da lì partivano gli ordini. There's an example of this here in Exodus. C'è un esempio di questo nell'Esodo. So Exodus 17:9-13. Esodo capitolo 17 da 9 a 13. Moses commanded Joshua, "Choose some men to go out and fight the army of Amalek for us. Tomorrow I will stand at the top of the hill, holding the staff of God in my hand." So Joshua did what Moses had commanded and fought the army of Amalek. Meanwhile, Moses, Aaron, and Hur climbed to the top of a nearby hill. As long as Moses held up the staff in his hand, the Israelites had the advantage. But whenever he dropped his hand, the Amalekites gained the advantage. Moses' arms soon became so tired, he could no longer hold them up. So Aaron and Hur found a stone for him to sit on. Then they stood on each side of Moses, holding up his hands. So his hands held steady until sunset. As a result, Joshua overwhelmed the army of Amalek in battle. E Mosè disse a Giosuè, "Scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io sarò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano." Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Cur salirono sulla vetta del colle. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva. E quando le abbassava, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli si sedette. Aronne e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli a fil di spada. The banner here was the staff held up by Moses. Lo stendardo qui era il bastone sorretto da Mosè. It's the same staff that Jesus refers to in John 3. È lo stesso bastone a cui si riferisce Gesù in Giovanni 3. So John 3:14. And as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the wilderness,
So the Son of Man must be lifted up, so that everyone who believes in him will have eternal life. Giovanni 3, versetto 14. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. He also says this in John 12. Dice anche questo in Giovanni capitolo 12. And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Jesus is clearly making reference to his death on the cross. Gesù si riferisce chiaramente alla sua morte sulla croce. But there are implications for us as the church. Ma ci sono implicazioni per noi come Chiesa. How is Jesus lifted up today? In che modo Gesù viene innalzato oggi? How are people drawn to him in 2022? In che modo le persone vengono attirate a lui nel 2022? It happens when we remember that we are his standard bearers. Succede quando ricordiamo che siamo noi i suoi portabandiera. Gathered to make known his presence and hold up his banner of love. Riuniti per far conoscere la sua presenza e tenere alto il suo vessillo d'amore. As Tyler Staton, the pastor of Bridgetown Church, says. Come dice Tyler Staton, il pastore della chiesa di Bridgetown. It's not the job of the church to prove the biblical narrative, but to embody it in such a way that people know beyond all doubt that this is the dwelling place of God. Il compito della Chiesa non è comprovare la narrazione biblica, ma incarnarla in modo tale che le persone sappiano senza alcun dubbio che questa è la dimora di Dio. So the first thing we are as the gathered people of God is a marker of his living presence in the world. Quindi la prima cosa che siamo come popolo riunito di Dio è un indicatore della sua presenza viva nel mondo. The second thing we are, according to Jesus, is this. La seconda cosa che siamo, secondo Gesù, è questa. In Mark 11, verse 17, he said to them, the scriptures declare, my temple will be called a house of prayer for all nations. In Marco capitolo 11, versetto 17, dice, e insegnava dicendo loro, non è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Jesus is quoting Isaiah 56, verse 7. Gesù sta citando Isaia 56, versetto 7. And it's in the context of him clearing the temple of the moneylenders and those making a profit from the selling of sacrifice offerings. Ed è nel contesto in cui sgombera il tempio dagli usurai e da coloro che traggono profitto dalla vendita delle offerte sacrificali. He says they have turned the temple into a den of thieves. Dice che hanno trasformato il tempio in un covo di ladri. They are stealing from the worshippers and from God because they have put up false barriers. Stanno rubando ai fedeli e a Dio perché hanno eretto delle false barriere. Only those with enough money could afford to enter. Solo chi ha abbastanza denaro può permettersi di entrare. Putting God out of reach for most people. Mettendo Dio fuori dalla portata della maggior parte delle persone. And look what happens immediately after this. E guardate cosa succede subito dopo. He said to them, the scriptures declare my temple will be called a house of prayer, but you have turned it into a den of thieves. The blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. E disse loro, è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li guarì. Those who were left on the outside suddenly have access to the presence of God, are made welcome and healed.
Coloro che erano rimasti fuori hanno improvvisamente accesso alla presenza di Dio, sono accolti e guariti. And this idea of the temple being an open access house of prayer can be traced back to the time when David finally took his place as king. E l'idea che il Tempio sia una casa di preghiera ad accesso libero può essere fatta risalire al momento in cui Davide prese finalmente il suo posto di re. David had spent 7 years after being anointed by Samuel, barred from his rightful place on the throne. Davide aveva trascorso 7 anni dopo l'unzione da parte di Samuele, impedito di occupare il posto che gli spettava sul trono. You would think that in all those 7 years he would have planned a coronation to end all coronations. Si potrebbe pensare che in tutti questi 7 anni avrebbe pianificato un'incoronazione fantasmagorica. But this is what happened. Ma questo è cosa ciò che accade. In 2 Samuel 6. In 2 Samuele capitolo 6. And David danced before the Lord with all his might, wearing a priestly garment. So David and all the people of Israel brought up the ark of the Lord with shouts of joy and the blowing of ram's horns. They brought the ark of the Lord and set it in its place inside the special tent David had prepared for it. And David sacrificed burnt offerings and peace offerings to the Lord. When he had finished his sacrifices, David blessed the people in the name of the Lord of Heaven's armies. Then he gave to every Israelite man and woman in the crowd a loaf of bread, a cake of dates, and a cake of raisins. Then all the people returned to their homes. Davide era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca del Signore con gioia e a suon di tromba. Portarono dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto, in mezzo alla tenda che Davide le aveva montato. E Davide offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e sacrifici di riconoscenza, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo e a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e un grappolo d'uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. David is not the center of attention. He's entering as a priest, not a king. Davide non è al centro dell'attenzione. Entra come sacerdote e non come re. No, the center of attention is the ark of the Lord. No, al centro dell'attenzione c'è l'arca del Signore. David had rescued the ark from where Saul had abandoned it. Davide aveva recuperato l'arca da dove Saul l'aveva abbandonato. And was returning the physical representation of the presence of God back to the heart of the community. E stava riportando la rappresentazione fisica della presenza di Dio nel cuore della comunità. He places it in a tent or a tabernacle where all the people have access and from which he blesses them. La colloca in una tenda o tabernacolo a cui tutto il popolo ha accesso e da cui benedice tutto il popolo. To quote Tyler Staton again. Per citare ancora Tyler Staton. When we prioritize prayer and worship in the church, you get the kingdom in the city and the people are blessed. Quando diamo priorità alla preghiera e all'adorazione nella chiesa, si ottiene il regno nella città e la gente viene benedetta. Being church is about the way we live and the way we pray. Essere chiesa riguarda il modo in cui viviamo e il modo in cui preghiamo. And the early church knew this. E la chiesa primitiva lo sapeva. In Acts 2:42-47. Da Atti capitolo 2, 42-47. The believers form a community.
All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money of those in need. They worshipped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. I credenti formano una comunità ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. So, let's unpack this to see what we can learn. Vediamo un po' cosa possiamo imparare. But before we do, notice the headline. Ma prima di farlo, notate il titolo. The believers form a community. I credenti formano una comunità. Our salvation is personal. La nostra salvezza è personale. But the way it's lived out is in community. Ma il modo in cui viene vissuta è in comunità. Not in visiting a building once a week. Non visitando un edificio una volta a settimana. But in being involved with one another. Ma essendo coinvolti gli uni con gli altri. So the word devoted. Quindi la parola in italiano perseveranti. Means to be continually steadfast. Significa continuamente saldo. It's to fully embrace something, to be immersed in something, to be totally faithful. Significa abbracciare completamente qualcosa, essere immersi in qualcosa, essere totalmente fedele. Faithfulness is hard. La fedeltà è dura. It's a slog. È una fatica. It takes work and intention. Richiede lavoro e intenzionalità. You know, marathon runners usually train in groups because it's easier to keep going the long distance when there are others encouraging you on. Si sa che i maratoneti di solito si allenano in gruppo perché è più facile continuare a percorrere la lunga distanza quando ci sono altri che ti incoraggiano. Jesus said, "Remain in me." Gesù ha detto, "Rimanete in me." In other words, stay faithful. In altre parole, rimanete fedeli. And that's easier to do in the community of believers. E questo è più facile da fare nella comunità dei credenti. Note the things to which they devoted themselves. Notate le cose a cui si dedicavano. Teaching, learning. L'insegnamento, apprendimento. Fellowship. La comunione fraterna. Eating together and prayer. Il mangiare insieme e la preghiera. These are not necessarily group activities. Questi non necessariamente sono attività di gruppo. But it's easier to be resolute about when practiced in the company of others. Ma è più facile da praticare se praticate in compagnia. Which brings me to the next highlighted word, or words. Shed. Questo mi porta alla prossima frase evidenziata, la condivisione.
In the passage, it's mentioned more than once. Nel brano è menzionata più di una volta. The believers shared meals, time, possessions, money. I credenti condividevano i pasti, il tempo, i beni, il denaro. It meant that no one went without. Ciò significava che nessuno rimaneva senza. No one was left with an unmet need. Nessuno rimaneva con un bisogno non soddisfatto. No one was lonely. E nessuno si sentiva solo. I want to give this particular way of sharing some context. Voglio dare un contesto a questo particolare modo di condividere. There were suddenly large numbers of foreign visitors who had become believers. In questo caso, all'improvviso, c'era un gran numero di visitatori stranieri che erano diventati credenti. They probably had not intended to be in Jerusalem more than a few days. Probabilmente non avevano avuto nessuna intenzione di rimanere a Gerusalemme più di qualche giorno. But here they were, and in material need. Ma erano qui e avevano bisogno di cose basilari. Now, I am not saying this to give us an opt-out clause. Ora, non lo dico per creare una giustificazione. That was then, this is now. Allora era così, oggi è cos'ha? No. No. But to show that the church was flexible, adaptable, and responded to the immediate need of the people around them. Ma per dimostrare che la Chiesa era flessibile, adattabile e rispondeva ai bisogni immediati delle persone intorno a loro. And hold that thought in your head for part three. E tenete a mente questo pensiero per la terza parte di questa serie. It's a response that is characteristic of the hilarious generosity that Paul says is how the church should be in 2 Corinthians 9. È una reazione che è caratteristica di quella generosità gioiosa che Paolo dice essere il modo in cui la Chiesa dovrebbe essere in 2 Corinzi 9. Whether we are in a large church continuously flooded with new converts, sia che ci troviamo in una grande chiesa continuamente inondata di nuovi convertiti, or faithfully turning up to meet with just a few, ossia che ci presentiamo fedelmente per incontrare solo alcuni, the outcome will be the same. Il risultato sarà lo stesso. Sharing who we are and what we have generously will produce joy. Condividere chi siamo e ciò che abbiamo con generosità produrrà gioia. And they worshipped. E adoravano. Notice they are still attending the temple daily. Notate che continuano a frequentare il tempio ogni giorno. This is where they would go to pray. È qui che andavano a pregare. And it's probably how they could meet together as a large group. Ed è probabilmente il modo in cui potevano riunirsi in un gruppo numeroso. Who has room for 3,000 people in their house? Chi ha spazio per 3,000 persone nella propria casa? But they also met in homes to share the Lord's Supper. Ma si riunivano anche nelle case per condividere la cena del Signore. At the heart of their worship was the Eucharist, the Lord's Supper, Mass, Communion, whatever we want to call it today in our own traditions. Al centro del loro culto c'era l'Eucaristia, la cena del Signore, la Messa, la Comunione, in qualsiasi modo vogliamo chiamarla oggi nelle nostre tradizioni. The purpose of celebrating it has not changed in 2,000 years. Lo scopo di celebrarla non è cambiato in 2,000 anni. This is what theologian N.T. Wright says. Ecco cosa dice il teologo N.T. Wright sulla questione. In the bread and wine of the Eucharist, the past and the future come to meet us in the present. We are being strengthened through the Eucharist by the presence and life of Jesus. Not just to defeat evil in our lives, but
also that we can shine God's light into the world. We need his transforming life to be our life, to transform us for his mission in the world. Nel pane e nel vino dell'Eucaristia, il passato e il futuro si incontrano nel presente. Attraverso l'Eucaristia veniamo rafforzati dalla presenza e dalla vita di Gesù, non solo per sconfiggere il male nella nostra vita, ma anche per far risplendere la luce di Dio nel mondo. Abbiamo bisogno che la sua vita trasformante sia la nostra vita, per trasformarci per la sua missione nel mondo. And as Paul says in 1 Corinthians 10:17, it speaks of our unity in him. E come dice Paolo in 1 Corinzi 10:17, parla della nostra unità in lui. Though we are many, we all eat from one loaf of bread, showing that we are one body. Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Going back. They worshipped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God. E ogni giorno andavano assidui a concordia al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio. There was both a formal place to worship and an informal. C'era sia un luogo di culto formale che uno informale. Note, all the while praising God. Notate, lodando Dio. It speaks of, as you go about your daily business, praise him. Si parla di, mentre andate per i vostri affari quotidiani, lodatelo. I find it really interesting that Paul, in the middle of a very long list of what right living looks like, and most certainly shouldn't be, puts this little phrase. Trovo davvero interessante che Paolo, nel bel mezzo di un lunghissimo elenco di ciò che sembra essere la vita giusta e ciò che certamente non dovrebbe esserla, inserisca questa piccola frase. Ephesians 5. Singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts. Efesini 5, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. In its most basic sense, worship is practicing the presence of God. Nel suo senso più elementare, l'adorazione è praticare la presenza di Dio. If we are doing that, then our hearts, eyes and motives stand a much better chance of remaining faithful and holy. Se lo facciamo, i nostri cuori, i nostri occhi e le nostre motivazioni hanno maggiori possibilità di rimanere fedeli e santi. Worship puts both God and us in our rightful place. L'adorazione mette sia Dio che noi al nostro giusto posto. All the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Worship also points us towards mission. L'adorazione inoltre ci indirizza verso la missione. Worship is a receiving and giving. L'adorazione è un ricevere e un dare. It's a life rhythm of God's kingdom coming. Un ritmo di vita del regno di Dio che viene. Freely we receive,
Freely we give, suggests Jesus. Liberamente riceviamo, liberamente diamo, suggerisce Gesù. It's not a coincidence or accident that the early church, out of its worshipful generosity of mission, was added to daily. Non è una coincidenza o un caso che la Chiesa primitiva, grazie alla sua adorazione e generosità verso la missione, si sia arricchita ogni giorno di credenti nuovi. And that's where we're headed next time. Ed è qui che ci dirigeremo la prossima volta. Amen. Amen.